Confermando il primato prestazionale delle qualifiche, è stato Giacomo Altoé a firmare le due vittorie in palio nel quinto round del campionato italiano turismo TCS, corsosi al Mugello. Un en plein è quello del giovanissimo pilota veneto, appena sedicenne, confermato anche dai due giri più veloci e da un duello fianco a fianco in entrambe le gare con Matteo Zucchi. Il più esperto pilota bresciano, dal canto suo, consolida la leadership di campionato con due preziosi secondi posti. Il suo rivale più vicino, Giovanni Altoé, lascia infatti la tappa toscana senza incrementare il bottino in classifica, con gara 1 chiusa nelle ultime posizioni per un calo alle gomme e gara 2 con la retrocessione d'ufficio dal quarto al dodicesimo posto per il mancato rispetto della finestra per le soste ai box regolamentari. Si avvicina invece alla seconda posizione di campionato, ora a tre lunghezze, Alessandra Brena, terza e quarta nelle due gare, mentre Sandro Pelatti firma il suo secondo podio stagionale con il terzo posto di gara 2. Sì, sono veramente molto contento, non potevo chiedere di meglio perché ho raggiunto i punti massimi che potevo prendere, ho fatto due pole position e due vittorie, quindi un weekend perfetto, veramente sono contento. Mi stavo divertendo un mondo, cioè la Pirelli ci aveva avvertito che sarebbe stato difficile a tirare tutta gara, arrivare alla fine. Quindi vabbè, io chiaramente devo pensare al campionato, sapevo che con Giacomo sarebbe stata una lotta, mi stavo divertendo tantissimo, però ho detto vabbè, non, così la gara non la finisco. E quindi ho ragionato di stare lì secondo, tranquillo, senza esagerare, vedevo che lui tagliava di più nelle varianti, avrei voluto farlo ma ho detto no, non facciamolo, portiamo a casa il secondo che va bene così, quindi sono contento, mi sono anche divertito. Quindi va bene. Adesso... La Leon Cupra ST, che impazza in tutto lo schieramento del campionato italiano turismo TCS, è frutto di un lavoro di sviluppo avviato nella scorsa stagione. Da un prodotto fortemente ispirato alle prestazioni e alla sportività, i tecnici della casa spagnola hanno sfornato una vettura da competizione che resta fedelissima alle caratteristiche di origine. E a spiegarne segreti e processo evolutivo è il campione in carica Alberto Bassi, tornato alla guida di una Wagon proprio in occasione della tappa toscana. Già di serie è una macchina comunque con 300 cavalli, quindi è una macchina che esce dalla fabbrica già molto sportiva, con un'anima sportiva come tutte le Seat. È chiaro che abbiamo lavorato tutto l'anno scorso per renderla ancora più efficiente per una guida impegnativa come quella che si affronta in pista. È chiaro che per andare in pista bisogna lavorare tanto, soprattutto su assetto, sospensioni, ammortizzatori. La principale differenza che puoi notare è la rigidità della vettura, che per una guida in pista è necessario appunto che sia molto più rigida, che ti permetta di avere dei cambi di direzione molto più veloce e anche dei pochi scompensi nel cambio dei pesi quando stai guidando la vettura appunto in un circuito quale come impegnativo come può essere ad esempio quello del Mugello. Vedete davanti a me il cruscotto che è stato montato quest'anno, che dà ulteriori indicazioni al pilota che, come per altre vetture da corsa, può vedere la marcia in cui è, i giri motore, il tempo sul giro, tutte le temperature dell'acqua, la pressione dell'olio, in modo che possa tenere monitorato tutta la condizione della vettura. Dietro il cruscotto vedete che rimane tutto di serie, però è chiaro che noi quando guidiamo ci focalizziamo su questo che è la classica telemetria che poi registra anche tutti i dati che il pilota poi con i suoi ingegneri va a vedere nelle sessioni a seguito delle sessioni di qualifica o di prove libero o dopo le gare per migliorarsi in continuazione. Il volante è racing, l'anno scorso invece avevamo un volante di serie, però per il resto la vettura rimane totalmente simile a quella che compri in concessionaria. Il gioco e la bellezza di questo campionato è proprio questo: vai in concessionaria, compri la vettura, viene modificata da Seat Motorsport Italia e poi te la puoi godere in pista. Sono felice del lavoro che ho fatto, devo dirti la verità, perché l'abbiamo migliorata tantissimo nel corso della stagione scorsa e la vettura che stanno utilizzando i piloti quest'anno è una vettura totalmente diversa rispetto a quella che ho utilizzato io l'anno scorso. Molto più rigida, molto più pronta, balla meno in frenata sul posteriore, io l'ho trovata molto più piantata, più capace di dare sensazioni positive al pilota che riesce quindi a dare sempre il meglio, a trovare confidenza ogni giro che passa. Qua nei cambi di direzione del Mugello una vettura che riesce a seguirti è fondamentale e la ST di quest'anno balla poco, si muove poco ed è molto piantata per terra e riesce a seguire la tua guida anche se sei irruento. L'appuntamento con lo spettacolo offerto dal campionato italiano turismo TCS è ora al weekend del 10 settembre nell'autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola per la quinta e penultima tappa stagionale.